Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video. Oggi andremo a vedere l'editing di questa immagine che ho scattato qualche giorno fa alla Jamaica Beach di Sirmione. Per prima cosa iniziamo spendendo due parole sulla location. Come già detto, mi trovavo alla Jamaica Beach di Sirmione, che è una spiaggia rocciosa che si trova proprio in mezzo al lago di Garda. E come luogo è molto particolare in quanto sono presenti diverse conformazioni rocciose che sono molto differenti tra loro, ma il suo vero punto di forza, secondo me, è che è un luogo in cui è difficile trovare due fotografie identiche, perché l'ambiente infatti è molto variabile ed è in continuo mutamento, in quanto è soggetto a delle costanti alterazioni date dal variare del livello del lago, e siccome quest'anno il lago è particolarmente basso, è stato possibile sfruttare pure delle parti di spiaggia che normalmente sarebbero sommerse, e quindi ho avuto la possibilità di vedere aumentate le mie possibilità fotografiche. Adesso però spostiamoci su Lightroom e vediamo in che modo ho trattato l'immagine. Ok, eccoci su Lightroom, questo è il RAW originale e come possiamo vedere dall'istogramma ci troviamo di fronte ad una scena ad alta gamma dinamica, in quanto abbiamo molte informazioni sia nelle zone più chiare che nelle zone più scure. E questo ovviamente è una situazione data dal fatto che stavo scattando direttamente in direzione dell'alba. Nonostante questo, però, io ho optato per una singola esposizione e non per una multiesposizione, perché ho cercato di impegnarmi al massimo per riuscire a catturare gli interi toni della gamma tonale dell'immagine. Quindi, per andare ad aiutarmi a recuperare questi toni, che sono molto contrastati ad alta gamma dinamica, mi porto nella voce profilo e da Adobe Colori vado su Adobe Standard. In questo modo creeremo un'immagine di partenza leggermente più flat e che quindi ci consentirà un maggior margine di manovra nelle fasi successive dell'editing. Bene, ora la prima cosa che dobbiamo fare è andare ad appiattire il RAW e recuperare le zone critiche, dove cioè rischiamo di andare a creare bruciature. Quindi per farlo mi concentrerò sul pannello tono, che a me piace vedere come una sorta di pannello della gamma dinamica, dove è possibile fare tutte le operazioni preliminari di aggiustamento del RAW. Dunque, per prima cosa ho bisogno di sistemare questi toni del cielo che sono veramente troppo luminosi, sono anche quelli più critici. Quindi prendo il cursore delle luci e senza pensarci due volte lo porto subito a meno 100. Già così noto che abbiamo recuperato molte informazioni, ma non contento vado a farmi aiutare pure dal pannello dei bianchi e porto il cursore a un valore di circa meno 50. E ora che abbiamo recuperato le zone più luminose, posso concentrarmi su quelle più scure. Se guardiamo l'istogramma, infatti, notiamo che ci sono dei neri che sono bruciati in queste zone qua sotto le rocce. Di per sé non sarebbe un grosso problema, in quanto sono zone in cui non ci interessa avere chissà quali informazioni, perché comunque sono molto nascoste e scure. Però l'immagine tende lo stesso ad essere globalmente troppo scuretta e troppo contrastata, specie in questa zona del primo piano, e quindi vado a giocare con i valori di ombre e neri per andare a recuperare un po' di dettaglio. Per prima cosa quindi vado sul cursore delle ombre e lo alzo leggermente, portando le ombre a un valore di circa più 35, in modo da avere il numero tondo e multiplo di 5, e dopodiché, siccome il mio istogramma è ancora leggermente attaccato al lato sinistro e quindi ho ancora un po' di zone bruciate, alzo anche i neri in modo da staccare letteralmente l'istogramma e li porto a un valore simile alle ombre, quindi facciamo 35 anche per i neri. Ok, faccio un prima e un dopo e notiamo come l'immagine rispetto a prima sia più flat e come siamo stati in grado di recuperare le zone critiche rendendole più lavorabili. Ora cerchiamo di andare a sistemare il nostro white balance. In questo caso l'immagine mi sembra un po' freddina, quindi scaldo leggermente la scena portando il valore della temperatura a qualcosa che si avvicina intorno ai 6000. E vado a togliere giusto un punto alla tinta in modo da muovermi verso la direzione del verde. Ok, lavorando ancora sul colore e sul mood della scena, chiudo il pannello base, mi sposto nel pannello calibrazione e vado a giocare con la saturazione del blu.
porte più 100, vedo se l'effetto mi piace, direi che sì, lavora abbastanza bene, però vado ad applicare un valore un po' più corretto secondo me e direi qualcosa che si aggira intorno ai 50/55, quindi applico i 55 punti. In questo modo siamo riusciti a dare un po' più di sprint e luminosità ai toni caldi, rendendo più coinvolgente il tramonto. Allo stesso modo però abbiamo saturato leggermente troppo i blu per i miei gusti, quindi per andare a rimediare ci spostiamo nel pannello TSL, nella scheda saturazione prendiamo la saturazione del blu, la abbassiamo leggermente fino a quando siamo contenti e direi che intorno a meno 20, meno 25 dovrebbe essere un valore che ci può andare bene. Già che ci sono, vado a giocare pure con la luminanza sempre del blu, vedo come lavora, quindi prendo la luminanza, vado sul blu, porto il cursore a sinistra, direi che lavora abbastanza bene, però non voglio esagerare, quindi prendo il cursore e lo porto a un valore intorno ai meno 20/-25. Ok, facciamo un primo andò e vediamo che abbiamo recuperato un po' più di colore, cioè abbiamo desaturato un po' il blu e siamo andati anche a scurirlo leggermente. Bene, chiudo la scheda TSL e mi fermo un secondo. A questo punto dell'editing, cioè una volta aver dato una sistemata basica a RAW, mi piace prendermi un secondo per concentrarmi sulla lettura dell'immagine. Questa fase personalmente la ritengo essenziale per andare a capire che direzione voglio dare alla foto e per iniziare quindi a darmi un'idea più precisa del risultato finale che voglio ottenere. In questo caso apro la scheda delle maschere, vediamo che qua sotto abbiamo queste prime maschere che sono tutte dedicate alla lettura dell'immagine. Comincio accendendo la prima, che si chiama lettura dell'immagine, e questa maschera sta semplicemente indicandoci il verso di lettura della foto. Quindi il nostro occhio dovrà iniziare il suo percorso da queste rocce in primo piano, in particolare da questa spaccatura qua che si trova nell'acqua, e dovrà percorrere l'intero frame fino a raggiungere il nostro focal point, che sarà la zona di maggior illuminazione. E già da queste informazioni posso capire due cose. Uno, che il mio primo piano non dovrà essere troppo luminoso, altrimenti mi ruberà troppa attenzione rispetto al focal point. E due, che dovrò dedicare un'attenzione particolare al focal point stesso, cercando di ricreare un bagliore luminoso e colorato. Ok, spengo la prima maschera e passo alla seconda, che ci consentirà di vedere le linee guida principali della foto. Come vediamo, a grandi linee non ci sono elementi che ostruiscono la nostra lettura dell'immagine, in quanto sia le principali rocce che alcune nuvole puntano proprio in direzione del nostro focal point. Questo ci fa capire ulteriormente quanto sia effettivamente importante dedicare un'attenzione molto particolare e una particolare precisione nel ricreare un bagliore bello e naturale. Ok, spengo pure questo livello, passo al terzo, che come già anticipato ovviamente è quello che va a spiegare un po' come dovrò trattare il focal point. Ovviamente questa qua sarà la zona di maggiore luminosità, quindi abbiamo detto dovrà essere trattata con particolare precisione e cura, e allo stesso tempo però devo fare attenzione a isolarlo pure dal resto del cielo. Infatti queste linee rappresentano le zone dove poi andrò a creare una sorta di vignettatura che servirà ad incanalare ulteriormente l'attenzione verso il nostro focal point. Spengo e passiamo all'ultimo livello, che rappresenta semplicemente le zone dove andrò a fare un po' di dodge, ovvero dove andrò a schiarire le rocce ma solo in relazione alla direzione della luce. Andrò quindi a giocare sui bordi rivolti ed esposti verso il sole, che saranno quelli che cattureranno maggiormente la luce del sole stessa, rendendo non solo il primo piano più interessante, che ricordiamo resterà comunque abbastanza scuro, ma anche più coerente con la scena. Bene, conclusa questa fase un po' più teorica, siamo pronti per iniziare a divertirci sul serio. E siccome però impiegherei una vita per mostrarvi tutte le regolazioni che ho fatto con le varie maschere, andremo semplicemente ad attivarle una per una, commentandole velocemente e vedendo qual è il risultato dell'effetto che ho applicato. Allora, per prima cosa ho bisogno di scurire il mio cielo, per cui prendo un filtro graduato e vado ad applicare questi valori che mi consentono di recuperare un po' di toni nel cielo.
Bene, adesso noto però che questa zona in alto a sinistra, ed in particolare la zona di cielo che è scoperta dalle nuvole, tende ad essere un po' troppo luminosa e quindi tende a distrarmi. Anziché però andare a potenziare e scurire ulteriormente la maschera che ho appena creato, preferisco crearne una nuova. Questo perché mi piace che l'immagine venga creata lentamente, step by step. Piccole modifiche graduali che nell'insieme però andranno a creare un grande cambiamento finale. Quindi per fare questa maschera semplicemente ho utilizzato un intervallo colore, selezionando il colore questo qua del cielo, gli ho dato una piccola sistemata con la voce migliora, e dopodiché sono andato ad abbassare leggermente l'esposizione andando a scurire ulteriormente il cielo, in particolare in tutta questa zona qua. A questo punto sono pronto per passare al primo piano e quindi possiamo iniziare a fare un po' di dodge su tutte le zone di roccia esposte verso il nostro focal point. Personalmente sono un grande amante del dodge fatto con lo strumento pennello e nonostante io normalmente utilizzi Photoshop per farlo, grazie ai recenti aggiornamenti che sono stati introdotti su Lightroom e su anche Camera Raw, è diventata un'operazione fattibile e precisa pure su questi software. Quindi, nel caso in cui foste interessati a capire come eseguo il dodge su Lightroom, semplicemente fatemelo sapere con un commento ed io sarò più che contento di farci un video dedicato. Bene, torniamo a noi, quindi accendo la maschera del dodge e vediamo come l'effetto va ad applicarsi proprio su queste zone qua delle rocce. Non mi interessa se vado a sporcare un po' l'acqua, vedete qua dove c'è la fine della roccia, dove inizia l'acqua, perché comunque sono dei toni che tutto sommato si mescolano bene, quindi non vado a mascherare, a fare selezioni precise o cose di questo tipo, perché mi va bene così. Adesso quanto detto poco fa per il cielo vale pure adesso, quindi vado a creare un nuovo livello che andrà a rafforzare quello precedente. Quindi nuovo livello dodge, vado a rafforzare ulteriormente, quindi vediamo che vado ad aumentare leggermente un po' di più la luminosità delle rocce in queste zone qua colpite dal sole, e a questo punto però vado a fare anche un po' di burn per tutte quelle zone che invece non sono illuminate dalla luce diretta del sole. Quindi sempre sul primo piano accendo la mia maschera burn e vediamo come sono andato a scurire in particolare le zone che non vengono colpite dalla luce del sole, quindi tutte quelle che sono in ombra. Bene, mi fermo un secondo, guardo l'immagine e capisco che probabilmente potrei spingermi ancora di più col dodge. Quindi creo un ulteriore livello dodge, vado ad applicarlo e vediamo che abbiamo rafforzato ulteriormente i livelli fatti precedentemente. Ok, sono abbastanza soddisfatto, quindi a questo punto sono pronto per andare a lavorare sulla fase di creazione del mio focal point. Quindi con uno strumento ellisse vado ad applicarlo in questa zona qua e vado a creare un primo bagliore generale che ricreerà l'atmosfera e i colori dell'alba. Dopodiché vado a creare un secondo livello ellisse in modo da rafforzare quello precedente e questo qua però sarà un po' più stretto e circoscritto. Infine vado a chiudere con un terzo livello che servirà a rafforzare ulteriormente il mio focal point. Ok, a questo punto ho bisogno di un elemento che vada ad aiutarmi ad ancorare gli occhi maggiormente nella zona del focal point, quindi farò un'operazione che sarà sicuramente mal vista da molti di voi, ma che avrà lo scopo di rafforzare ulteriormente la mia visione artistica dell'immagine. Ora mi piacerebbe spendere due parole su questo concetto. Allora, ricordiamoci che siamo artisti e che ognuno di noi è libero di fare ciò che vuole per dare vita alla propria visione. Il fatto che nel momento in cui ho scattato la foto non ci fosse il sole non significa che non possa esserci in un'altra giornata con condizioni diverse. Discorso diverso sarebbe se adesso prendessi le rocce in primo piano ed iniziassi, che ne so, ad allungarle, a variarne la forma o, non so, magari ci appiccicassi una bella stella marina, bella rossa satura qua davanti, insomma, cose del genere. Io personalmente non sono qua per fare fotografia naturalistica, ma sono qua per rendere onore ai paesaggi che ho la fortuna di visitare. E per quanto mi riguarda, siccome scattare immagini non è il mio lavoro e siccome quindi non mi trovo un field molto spesso, per me non c'è alcun problema
nel prendere un'immagine e giocarci in maniera creativa, purché però rispetti sempre una certa coerenza. Aggiungere elementi non permanenti, quali colori, foschia, lo stesso sole, per me non rappresenta un grosso problema se effettivamente so che in questa zona, in questo periodo dell'anno, il sole effettivamente sorge più o meno da qua. Quindi, fatta questa perdicozza, con un pennello vado a creare il mio fake sun. In questo modo l'occhio sarà maggiormente vincolato al mio focal point e sarà ancora più facile rispettare le premesse fatte durante la fase di lettura dell'immagine. Prendo il mio livello fake sun, lo accendo ed ecco qua il nostro sole. Ok, ultime sistemazioni, prendo un filtro graduato e vado a scurire leggermente il primo piano, siccome qua sotto non mi arriva molta luce e soprattutto siccome qua sotto non voglio che diventi una distrazione, e dopodiché rafforzo leggermente il livello andando a creare un altro filtro. Seguendo la stessa logica vado a fare la stessa cosa pure per la parte del cielo, quindi con un filtro graduato vado a scurire ulteriormente in modo da chiudere l'immagine nella parte superiore e chiudo definitivamente l'immagine creando una vignettatura globale in modo da focalizzare ulteriormente l'attenzione in questa zona centrale. A questo punto prendo la spunta delle maschere, facciamo un prima e dopo veloce, prima, dopo. Come vedete di cose ne sono state fatte e siamo andati a giocare esattamente sulle premesse che ci eravamo fatti in fase di lettura dell'immagine. Ok, ora siccome l'immagine è ancora leggermente grigiastra andiamo a concludere l'editing applicando prima di tutto una curva ad S, semplicemente così, per andare ad enfatizzare il contrasto e anche a saturare leggermente di più i colori. Dopodiché mi sposto nel pannello color grading e nel pannello delle luci porto il bilanciamento a meno 100. Questo è importante per far sì che il nostro effetto vada a lavorare solo nelle luci più alte dell'immagine. La tonalità la porto a 45, che è un tono abbastanza caldo tendente all'arancione, e porto la saturazione a più 100. In questo modo abbiamo scaldato leggermente le zone delle luci qua sullo sfondo. Bene, direi che per questa foto è tutto, quindi adesso apriamo a tutto schermo l'immagine e vediamo di fare un recap. Allora, questa è la nostra immagine di partenza, cioè il RAW grezzo per come è uscito dalla fotocamera al momento dello scatto. Prendendoci del tempo per fare una sistemazione generale del RAW tramite il pannello base, applicando svariati livelli con i filtri del pannello mascheratura, siamo riusciti a rispettare le condizioni che avevamo prestabilito in fase di lettura dell'immagine per creare questo risultato finale. Bene, il video si conclude, se avete dubbi o domande mi raccomando fatemeli sapere attraverso un commento ed io sarò più che lieto di rispondervi. Come sempre mi raccomando state focused e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!